che non può non riprendere come al solito il giovedì le lezioni che il professor Marco Camisani Calzolari da tutti quelli che ascoltano RTL 102.5, in particolare a Max Vigiani, che non è tanto bravo dal punto di vista della tecnologia. Cerco qui sommessamente di imparare qualcosa. Infatti ti inviterei volentieri ogni giovedì, Max. Marco, buongiorno, bentornato e auguri. Eccoci, buongiorno e auguri anche a voi. Dunque, il tema di oggi è molto interessante proprio perché da un po' di anni a questa parte i rullini fotografici sono quasi praticamente scomparsi, adesso tutti facciamo foto di tutto in continuazione, eccetera eccetera. Quindi parliamo un po' di questo, di foto, di come poi si archiviano, di come si elaborano, cioè tutto quello che ha a che vedere un po' con le foto fatte appunto con i nostri device. Ma allora, innanzitutto direi che la macchina fotografica è quasi sparita, nel senso che ormai ha preso posto davvero della macchina fotografica il cellulare, cioè il cellulare ha preso il vecchio posto della macchina fotografica, e dall'altra parte ci sono le reflex, cioè quelle professionali con gli obiettivi intercambiabili, che hanno avuto nuova vita perché sono diventate digitali, e anche quelle chiaramente oggi hanno aperto un nuovo mercato. Si è proprio diviso in due, no, il mondo, per cui la macchina fotografica, quella che la famiglia comprava, è quasi sparita, come tutti voi ascoltatori ben sapete, insomma nella maggior parte dei casi perlomeno è così. Dopodiché qui nasce un nuovo vero problema: da quando è arrivato il digitale, quindi da quando l'archiviazione delle foto non è più fisica e quindi non si mettono più sopra l'armadio per evitare allagamenti, per salvarle dagli allagamenti, esatto. Beh, è successo che io vedo ogni tanto famiglie intere disperate perché perdono l'archivio dei loro figli, perché è successo che negli ultimi anni, ormai cominciano ad essere insomma parecchi anni, le foto si fanno solo in digitale, e quindi l'intera storia della famiglia o di un bambino o dei figli è solamente digitale. Per cui cos'è successo? Che è cambiato il modo, l'approccio, è cambiato l'approccio culturale, è cambiato, insomma, sono cambiate le abitudini. E tra le abitudini non c'è quella di fare backup, cioè di salvare i dati in un altro posto o in un posto più sicuro. E allora tutta la storia della famiglia rimane dentro le schedine nelle macchine fotografiche, o altrimenti viene backupata, quindi salvata, nel computer di casa, che però anche quello per natura è destinato a rompersi, nel senso che gli hard disk, soprattutto quelli che si muovono, quelli con il disco che gira, si rompono dopo un po', e allora famiglie disperate. Quindi dacci la soluzione, Marco, salvaci. La soluzione è fare backup, cioè backupare, salvare i propri documenti, i propri video, le proprie foto in luoghi alternativi. Nelle nuvole, nelle chiavette USB, sì, che si mettono poi protette da qualche parte. C'è chi lo fa nei DVD, nei dischi, ricordiamoci che anche quelli hanno una vita breve, nel senso che dopo qualche anno incominciano a opacizzarsi e diventano poi difficili da leggere. Esistono tecnologie dei principali attori, da Google, Microsoft, Apple, che permettono di backuppare online i propri dati, quindi c'è da Dropbox a SkyDrive di Microsoft, a Google Drive ovviamente di Google, che permettono di copiare tutti i dati. C'è il mondo Apple che lo fa quasi in automatico, con iTunes Match per esempio per tutta la musica, o con il mondo iCloud permette di backupare tutto, così come appunto anche Microsoft con SkyDrive. Ma l'importante, l'aspetto più importante, a prescindere da quelli tecnici che sono quasi delle commodity, è volerlo fare, perché oggi ci si pensa solo quando ormai è troppo tardi, no? Quando si perde tutto, a quel punto ci si rende conto di quanto valore avevano quei dati. Per cui voi all'ascolto, vi prego, fate finta per un attimo di perdere tutte le foto che avete dei vostri figli, della vostra famiglia, della vostra vita, e vi renderete conto di quanto è importante fare il backup di questi dati. Poi come farlo, è come chiamare l'elettricista, piuttosto chiamate un tecnico, ma l'importante è, ecco, io di questo volevo salvare gli ascoltatori proprio da questa cosa che evidentemente nel tempo prima o poi insomma rischia di succedere. Professore, poi ci sono molti ascoltatori che ci pongono questa riflessione, noi te la giriamo: come il periodo natalizio si è poi cambiato nelle nostre abitudini dal punto di vista degli auguri, cioè una volta si usavano i biglietti di auguri piuttosto che lo scambio di auguri di persona, adesso con la tecnologia, la email, l'SMS, il video con l'iPad eccetera, è cambiato proprio il nostro modo di approcciarci a questo Natale, no?
Sì, allora, in termini di comunicazione è cambiato molto, è molto interessante questa domanda, perché è successo che un po' come quando prima bisognava mandare le lettere, poi grazie all'email è stato veramente facile, con un click si mandavano a centinaia, migliaia di persone, si mandano con grande facilità, a differenza della mail fisica che costa, che pesa, eccetera, eccetera. Beh, però si è aperto anche un fenomeno, quello dello spam, cioè della grande facilità con cui tutto questo si può fare. E allora, in termini di comunicazione, ci siamo accorti tutti questo Natale di quanto è veramente facile mandare gli auguri, e per certi aspetti di quanto cambia proprio il valore degli auguri, no? Ha cambiato livello. Allora, un SMS ha un valore, senza, io non lo voglio dare io chiaramente, ma voglio evidenziare quanto è diverso l'SMS a pagamento rispetto a WhatsApp che è gratis, rispetto ad una telefonata per esempio, no? In voce, che è assolutamente analogica per certi aspetti, ma che per altri invece evidenzia la voglia, insomma, di farsi sentire, di fare gli auguri. Io vedo, ho visto gente che ha mandato gli auguri tutti uguali a tutta la rubrica, quelli più tecnologici riuscivano ad inserire il nome in automatico nell'SMS che stava partendo, affinché ci fosse un giusi, cari auguri, sì, eccetera, eccetera. Max, continuo a trovarli terribili, ecco, no, ogni però... anno lo ripeto. Ecco. No, li sono terribili, dire. Marco, perdonami, ma sono una cosa insopportabile. Io ho scelto le persone personalmente a cui fare gli auguri e ho telefonato. Ecco, questo, bravissimo. Questo è quello che ho fatto, perché ho proprio percepito, da uomo di comunicazione, questo cambiamento, no? Nel, sì, valore dell'augurio, per cui sì, sono cambiate tante cose, e anche qui la tecnologia ha fatto il suo ruolo, insomma. Grazie Marco Camiseni Calzolari, a questo punto ti auguriamo un buon inizio d'anno, perché ci risentiremo proprio nel 2013. A presto.